accento su Guglielmo Greco e Emanuele Giammusso, attori. Buonasera ragazzi. Buonasera, Buonasera. Come va? Bene, Bene, voi? bene, bene, bene. Insomma, ci difendiamo. Che ora è? Sono le ore 18 e 25. Ecco, perfetto. Bene, sappiamo l'ora d'inizio di questa 18 e intervista, non 30, 18 e sappiamo 30 non quando si può finisce. dire per gli uomini. No, no. No, tutto radio. Tu l'hai detto. Il 19 gennaio è uscito nelle sale italiane il film L'ora legale con Ficarra e Picone, però il film è impreziosito, diciamolo pure, dalla presenza di due grandissimi attori che oggi sono qui con noi. Ah, ero curioso di sapere. Ah, sì, Sì, dove sono? Dove sono? Guglielmo e Emanuele. Sì, avete partecipato e vorrei tanto proprio conoscere tutto quello che c'è da sapere. C'è tanto, però diciamo ci limitiamo un pochettino a descrivere questa breve, piccola esperienza che sembra positiva, fra l'altro, perché qualsiasi cosa che tu fai nel nostro campo, soprattutto artistico, che sia teatro, che qualche volta anche il cinema, anche se è piccolo, Qualche volta. sì, anche se è Lo piccolo, dobbiamo sembra approfondire questo qualche volta. qualche volta, Lo dobbiamo che è piccolo, approfondire. sempre sono grandi soddisfazioni, perché alla fine noi siamo abbastanza, diciamo, maturi e umili da capire che non bisogna mai montarsi la testa per qualsiasi cosa fai, anzi, è sempre uno sprono in più maggiore per far meglio e dedicarti, alla tua attività, che è quella principale, che è quella del E teatro. poi dobbiamo pure dire che non è stata cercata l'avventura. No, Come è assolutamente. andata? No, assolutamente, non è stata cercata, ma tramite degli amici, un amico in particolare che voglio citare, che è Maurizio Ciao Quagliara. Maurizio! Ciao Maurizio, non è palermitano, proprio è di Caltaputuro, che ho conosciuto 20 anni fa, quando allora facevamo uno stage con Albertazzi e Umberto Candone, due grandi artisti. L'ultimo è mancato l'anno scorso, però dico per dire, lui faceva parte di questo cast assieme a noi, assieme a me e altri ragazzi di Palermo, che si dedica ormai da quasi 15 anni al campo del cinema, delle fiction, soprattutto ha collaborato per parecchi anni con Pasquale Scimeca. Lui mi conosce benissimo, non conosceva Emanuele, però gliel'ho fatto conoscere ed è felicissimo di aver conosciuto anche Emanuele. Lui ci ha Strano, chiamato, Emanuele. lui ci ha Quando chiamato, un uomo si affeziona a me. che da solo tu ci presenti a Zita, ma capita sempre così, che quando tu presenti la tua ragazza all'amico, e sembra l'amico poi ti porta prima la carusa. E con Maurizio Bravo. ci sentiamo spesso. Ora ti sento con Maurizio ci sentiamo spesso. Ah no, io manco io. Anche su WhatsApp, l'ho scoperto da poco WhatsApp. Ecco. Quindi vi comunicate attraverso Sì, WhatsApp, ma sono dei messaggi. Lui tramite un web. Lui è passato da 2 mesi a questa parte, è passato dal telefono tradizionale con la rodellina al touchscreen. Sì, esatto. E per girare la pagina, la prima cosa che ha fatto. Grande. Sì, perché i capelli, dici che i romani ce li avevano tutti, ma dopo hanno detto Sì. hai inventato anche questo. Diciamo, dopo questa comunque esperienza, tramite Maurizio abbiamo avuto una bella esperienza. Ci siamo ritrovati quindi a abbiamo fatto questo provino, quindi questo diciamo, Maurizio mi pare di aver capito vi ha contattati, no? sì. Abbiamo fatto questo provino volante senza filo, e questo Ecco, lo dobbiamo anche e ringraziare. tradurre per i non vedenti, cioè cos'è? Provino volante senza filo? Sì, Che ci senza siamo presentati a tu per tu. Diciamo che ci siamo presentati a Cefalù una mattina, Maurizio ci ha fatto leggere alcune cose, dopodiché ha presentato tutto il materiale a Ficarra e Picone, che dopo 2 giorni ci ha contattati e ci hanno detto vi vuole conoscere, vi vogliono conoscere a Siamo tutti e andati a Termini Imerese, così abbiamo fatto questo Cioè, colloquio di lavoro. Detta così però sembra proprio facile, No, quanti faccia. provini c'erano stati? Oh, ma parecchia circa c'è. 11.000 sono Parecchia stati c'è. provini, per circa 60 mi sembra Considera sono. che loro hanno iniziato a Catania, in provincia di Catania, a Ragusa, e poi si sono spostati a Palermo per gli ultimi provini. Noi siamo stati gli ultimi proprio a Palermo. Comunque io te lo dicevo, i capelli non li dovevo tagliare. Perché Vero, io forse sono stato fortunato anche per quel taglio di capelli No, che i romani.
non portavano. Certo, certo. Infatti c'è un primo piano fantastico, sì, 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 tuo. Poi vedrete i capelli. Proprio una chioma, tra l'altro. Ma difatti gliel'hanno detto, non tagliarti i capelli, sì, mi raccomando. Spero, mi raccomando. Cioè, ma sì, hanno detto, non tagliarti i capelli, però non ti preoccupare. Ma telefonava dopo la scena, ma telefonava a casa, ma che fa, mi taglio dopo, ma non no. Effettivamente i capelli, Maurizio mi ha detto di togliermi i capelli quando loro hanno fatto l'ultimo jack, dice ora li puoi tagliare, certo, perché c'è sempre il problema che ti possono sempre richiamare. Certo, certo. Sì, perciò, perché poi, sai, siccome era molto anche improvvisato, perché no, io ci sono stato 5-6 giorni consecutivi là, perciò vedevo un po' il movimento, c'era anche la possibilità che all'ultimo ti dicevano guarda, chiamiamo di nuovo Emanuele, chiamiamo di nuovo Guglielmo, perché dobbiamo ho in mente questa cosa, facciamola, facciamone un'altra, perché sì, è perché vero che è un film programmato, ma anche molto, cioè lo improvvisano nelle scene, nel senso cambiano da una scena all'altra giornalmente, perciò è poi una bella esperienza, ma veramente, perché poi tu hai da fare con due tipi del genere che sono veramente eccezionali. Siciliano come no, due bravi, sono molto umili e certo un campo lavorativo devo dire che è più serio, quello più un po' quello che più precisino, quello più precisino è Picone. Salvo è più superato, sì, è più come dire, strapotente, no, è più nato statico, più nato statico. Invece lui Picone molto più pignolo, anche su tutte qualsiasi scena se l'andava a rivedere minuto per minuto per vedere se c'è stata la nostra scena quando abbiamo registrato con Salvo che Picone ci ha rimproverato perché scherzavamo un po', e Salvo mi ha detto a ma fare come dici. Sì, sì. Basta. Così. Si fa così, nel senso che ti prende il rimprovero tranquillamente. Guarda, ti racconto questo e poi andiamo avanti. La scena che abbiamo girato dentro la caserma, la stanza che poi era la caserma dei vigili urbani, finita la scena, Salvo era un pochettino stanco, mamma mia non ce la faccio più, minchia non si può, scusate, non ce la faccio più. Arriva la chiamata di Picone, Salvo! E che ha lo radar, cioè proprio è una cosa impressionante, la risata e ci stavamo scherzando, diciamo è stata una bella esperienza veramente, guarda, la rifaremo sicuramente se ci fosse l'opportunità e la possibilità di rifarlo. Che non è detto, beh, che... qui siamo, infatti, anche siamo, perché voi avete avuto altre esperienze cinematografiche, sì, Guglielmo, ricordate qualcuno? Sì, vabbè, a parte sì, quella piccola scena che ho avuto anche nel Capo dei Capi e anche una piccolissima scena in Mondalbano, diciamo che la macchina cinematografica la conosco. Anche se, ripeto, il mio amore è sempre il teatro, perché il contatto con il pubblico è il contatto piace, con il pubblico, il contatto diretto, sì, mi piace, esperienze mi piace sentire l'energia, sì. Cioè, la macchina è fredda, tu parli con una, cioè come se tu la mattina sei su, si regge davanti allo specchio una scena che è un caffè freddo, non trovi mai. Noi cerchiamo i caffè caldi, capito? Bene. Questo però va. No, comunque una bella esperienza da rifare se c'è l'occasione, da rifare sicuramente. Tra l'altro, quanti anni è che fate teatro? Allora, io dall'89-90 abbiamo iniziato, lui prima. Anche? Io dal 78, 78 lui prima. 79. Ah, sì. Anche prima. Sì, sì, ho iniziato al teatro comunale con un Capitan Zenio di Nino Martoglio e io facevo il professore Sollima. Già da piccolo mi facevano fare il grande. Ci mancavano i capelli già da piccolo. Alla fine, buon'anima di mio papà e mia mamma è viva, e agli amici miei gli dicono, ma scusa, ma Emanuele ci ha portato qui, ma lui dov'era? Perché fare un professore Solla, ma un professore di 80 anni, certo, a 15 anni, insomma. Capito? Già io ero un predisposto ad essere vecchio, già da piccolo. Un caro anziano. Una bella esperienza, poi un'esperienza che ho finito anche perché mi sono impegnato molto con il calcio e poi grazie all'antidoto che si formava, avevano bisogno una, diciamo,
una sostituzione, un ragazzo in più, un giovane in più, anche se era un giovane anziano, ancora però un giovane anziano, infatti ho detto un giovane anziano. Era una sostituzione che Antonio mi è venuto a cercare, insomma, da quella sostituzione poi è rimasto. Sono passati ora 25 anni e la sostituzione rimane. E rimane. Bene. Rimane. Mancato, non potremmo sostituire più perché tu ormai diciamo, possiamo sostituire. Beh, Emanuele è insostituibile, dite la verità, Guglielmo. Sì, no, io tutti e due siamo insostituibili. Sì, sì, sì. Perché un pezzo manca all'altro. Ormai fate coppia fissa, in effetti. E mi sta preoccupando questa cosa. Sì, sì, perché ora si può fare anche coppia. Anche a livello legale. Anche se mi allontano ogni tanto mi stacco da 2 centimetri, sì. Che sono cugna io, non so lui perché. Cerca, sì. Anche a livello sogno a caloria. Anche a livello legale. È l'ora legale. È l'ora legale. E lì allora è nata questa compagnia che si chiamò Antidoto per un motivo semplicissimo, ma molto importante. Nell'89-90, all'inizio degli anni 90, è successa quella famosa strage della sala giochi, sì. E lì cercavamo il nome della compagnia. Dopo ogni sera sapevo, cioè la mattina tu ti alzavi e dicevi che è successo, c'è un mazzaro oggi. Sì. Quella sera invece stavamo cercando proprio il nome, come lo chiamiamo, la compagnia, compagnia dei pista, compagnia dei persi, compagnia dei sciaviati, compagnia. Succede la sparatoria, quello che è successo. E così è uscito fuori, detto c'è un antidoto a questa città. Antidoto. Ci chiedono perché Antidoto. Ne abbiamo dato questo il motivo. Allora c'era con noi, lo voglio ricordare con piacere perché sono dei carissimi amici, Alberto Lo Scalzo, Elio Bessio, che ancora è con l'Antidoto. Alberto, no, per vari motivi, studia, insegna e perciò il lavoro non gli ha permesso buona di continuare. Buona anima di Vincenzo, Adelaide, buon affetto. Tante altre persone che per motivi o di lavoro o altro non sono più con noi, però li voglio ringraziare a tutti perché senza di loro l'Antidoto oggi non ci sarebbe. E adesso noi che cosa facciamo? E poi dobbiamo ricordare pure che l'Antidoto, oltre ad essere l'Antidoto, è una cosa che oggi è nata e continua. E continua. Sì, perché a volte sai, le cose nascono, è la nostra curiosità, ecco. Non è che noi lo diciamo perché vogliamo fare riferimento a qualcuno, assolutamente. Cioè perché effettivamente il nostro antidoto è un antidoto che è durato. Normalmente Gela, e lo sai bene Monica, che cose nascono, cose muoiono, nascono e poi diciamo. E noi ci dispiace quando una cosa nasce. Perché a noi ci fa piacere anche. Allora, la concorrenza quando è leale, anche fra compagnie teatrali, è la cosa più bella. Sì, ma io non lo chiamo nemmeno concorrenza. No, ma concorrenza leale chiamiamola. Concorrenza, stimolo, perché ti dà stimolo. Bravo, ognuno ha un proprio progetto. Esatto. Sicuramente non può essere mai uguale a un altro. Anche se sono le stesse attività, diciamo, che facciamo, però siccome noi dai tempi che furono, siamo messi in testa che dovevamo portare un progetto avanti fino alla fine, e il nostro progetto non è a termine perché ancora ce ne saranno tanti altri, però uno importante che abbiamo raggiunto è quello di avere il teatro. Quello di aver costruito un teatro per noi. Cioè, la potevamo fare dopo la letta, e intanto abbiamo fatto un teatro. Questo era già un obiettivo che c'eravamo da parecchi anni. Poi c'erano i soldi, 2 villette potevamo farci. Per dire, sì. Cioè, questo è già una cosa. Ora che abbiamo altri progetti, noi li portiamo avanti, se poi ci riusciamo bene, se non ci riusciamo non ci dobbiamo fermare o tirare indietro. Però dico una cosa, ora abbiamo parlato di tante cose, ma questa benedetta commedia che stiamo producendo, ne vogliamo parlare? Ma se volete sì, perché no? Ah. U contra che l'ha detto. Mi ha preceduta. No, perché hai detto questo? Perché il titolo di questa nuova produzione è Ugongia, è un classico di Nino Martoglio che in italiano è l'antidoto. È l'antidoto. Ah, ecco. E certo. Quindi proprio avete cercato fino in fondo la vostra essenza. Diciamo che era il periodo ora immaturo per fare questo spettacolo, perché è uno spettacolo molto particolare, molto bello e pieno di significati. C'ha un sottotesto che è pieno di personaggi, è pieno di sorprese nei personaggi, perché avremo anche... Poi ne parleremo che avremo anche dei ragazzi che fanno parte dello spettacolo, possiamo pure dire. Come volete, si può dire che fanno... o è una sorpresa? No, anzi, noi parecchie volte abbiamo un po', come dire, dato l'opportunità e la possibilità, diciamo, di inserire all'interno dei nostri spettacoli
bambini sfortunati, chiamiamoli così, sì, o ragazzi sfortunati. In questo spettacolo ci sarà una piccola partecipazione di due bambini, Tommasino e Ginevra, che sono due bambini sfortunati, che però amano tanto il teatro. E in una scena dove Don Procopio, che è, diciamo, la persona più acculturata di tutti i personaggi di questo spettacolo, dà lezioni ai vari bambini della Civita, no? Perché questo è nato a Catania, nel quartiere vecchio della Civita di Catania, dove c'erano i ballisti. Scusa, i ballisti. La bambina c'è lo stesso problema del bambino? No, diverso, ah, diverso. Un bambino diverso, un problema diverso. E i ballisti, che erano quelli che pensavano che il colera, lo Stato, i comuni, inviavano mezzi colpetti per rimuovere, per far rimuovere i cristiani, che erano assai. Oppure quelli che dicevano che i colonnisti, che il colera avveniva con le correnti d'aria. E che allora i tempi c'erano. Io sono il colonnista e il mio ballista. Perciò già si capisce che Don Procopio. Perciò sai, molte ignoranti, io vado lì anche casa per casa a insegnare a scrivere, a leggere a questi bambini. Quando vedo un ballista, basta e mi fermo. Certo. E convinco tutto il, diciamo, la Civita a venire dietro di me e a mettersi contro di lui, ma alla fine poi lo vedrà il pubblico. E alla fine sì, nascerà, c'è un bel feeling anche nel finale, si ricrede per chi... Una bella commedia. Diciamo la gente a volte prima di venire al teatro può leggere il copione, se lo può scaricare. Ogni tanto sì, ogni ma basta leggere, sì. Nino Martoglio, è uno, si documenta, dice, ma e già viene preparato la gente, perché perfetto. È importante venire preparati. Vieni anche tu. Ovviamente. Tu sei invitata, ci portiamo il web 22-23 febbraio al Teatro Antidoto Contra di Nino Martoglio, a cura della compagnia Antidoto. Le prenotazioni sì, fino adesso. Ma il telefono, se volete lasciare il telefono, può essere che via Pandino 2 Macchitella Gela, 82-27-07 è il numero del teatro, e prima 09-33 con la sbarretta. Sì, perfetto, sì. La sbarretta è importante, poi quando sta la sapoia uno ogni tanto c'è la sbarra sapoia, ovviamente ci ma sai, prenota, ma sai stasera arriva e mi dice ma domenica lo possiamo dire in diretto, che bello. Sì, ne, domenica a Megliere a Monte d'Oro a fare con me. Ma scusa, siamo o mercoledì? Sì, dice. Come telefonare con lo spettacolo? Ci dobbiamo subito andare a riprendere una commedia fatta 5-6 mesi fa, caricare, scaricare il furgone, montare, smontare, e domenica siamo. Questo è il bello del teatro. Questo è il bello del teatro. Ma se lui ti dà questi tempi stretti, significa anche che siete in grado di. No, perché lo. Perché la scrittura l'ha avuto pure lui. Tu minuto prima ci ha avuto la Siamo al telefono. Ma siamo preparati. La prima forchetta di pasta l'ha dato. Pronto? Senti, domenica devi venire a Monte d'Oro, vogliamo uno spettacolo da te, quello non lo faccio più. Hai capito? Ma scusa, domenica chista, domenica l'altra, no? No, domenica ora, subito, mandare la risposta. E siamo preparati, dobbiamo essere preparati anche a questo. Perciò domenica siamo a Monte d'Oro. Perciò già, ma la 11 la stasera è mogliere che domina poi c'è sempre. Però ormai credo siano preparate e rassegnate, no? Ormai da 30 anni che sono rassegnate. Guarda, veramente, se loro, come dire, non fossero vicini a Gnace, o quando vengono Gnace, non avessimo questa fortuna di poter fare teatro. Senza le mogli, che noi dobbiamo ringraziare ogni tanto. Ecco, ringraziatele queste mogli. Ma noi dobbiamo ringraziare le mogli, Gabriella, i figli, grazie, che ci aiutano, le nostre famiglie, perché sono state sempre di supporto alla nostra comunità. Veramente. Ma sai perché? Perché il teatro deve essere senza interessi, deve essere una gioia, perché noi la sentiamo, questa gioia di salire sul palco. Se c'è l'interesse, la situazione basta, finisce tutto. Meglio senza soldi, però avere il teatro. Lo so. E prossimamente il cinema, ma dai. Ci sono altri progetti a proposito di cinema in programma? Non lo sappiamo. Allora, c'è qualcosa in giro, però sai come sono queste cose, no? Tu l'oracolo di Pasqua sai. Dobbiamo essere sicuri prima di farlo. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Ci hanno, come dire, accennato di alcuni progetti che sono in itinere, però non lo sappiamo, sinceramente. Noi siamo impegnati con il teatro. Ti dico un'ultima, mi hanno invitato per fare uno sketch il 30 alla Ragioneria e ci siamo impegnatissimi, non lo so se lo possiamo fare, perché siamo così casinati anche con il lavoro, con il tempo, con le famiglie, con le prove, tutto
certe volte ti saltano o dimentichi le cose che hai. Sai che cosa abbiamo dimenticato di dire, no? Lunedì, dove lunedì, dovevamo essere? Lunedì eravamo invitati ad esempio a Catania, che c'era la trasmissione con Salvo La Rosa, che c'erano Ficarra e Picone, che c'era Alex Dogana. Alex Dogana dice: ragazzi, aspettiamo, sì, lunedì dovevamo essere a Catania. E lunedì un gemmo. Ah, capito. Ti dico già. Ce l'abbiamo dimenticato. Perché in macchina dicevamo: è questo lunedì? O l'altro lunedì? O l'altro lunedì? Può capitare anche lunedì che è passato. Siete una comica vivente, però. Una comica vivente. No, è così. Ma così. Stiamo bene insieme così. Ma non lo dire più, stiamo bene insieme così. No, così no, insieme. No. Nella lettura. Va bene. No, io però vi vedo bene. Sì, bene, sì, mangiamo, stiamo bene. Mangiamo. Insieme la stiamo lo stesso. Una coppia nuova, no, dai. Lo vamo insieme, se mettiamo coppia. Nel bagno sulla chiesetta San Bianco. Sì, e su questo. Però prima che si finisce dobbiamo fare un self tutti e tre. Ovviamente. Un self sì. Nel un self self. Un self self. Ce lo facciamo questo un self self? Ora ce lo facciamo il self self. Io ragazzi vi ringrazio tanto. Ma quale? No, vabbè, no, abbiamo come da ringraziare. Sì, abbiamo finito. No, sì, ringraziamo. Possiamo parlare. Ci hai ringraziato? Sì, vorrei grazie. Ringraziarvi. Noi ci possiamo ringraziare noi. Anche certo, grazie, sì, grazie. Sì, prego ragazzi. Grazie. È stato davvero un piacere. Ma perché non ti fai vedere noi? Perché il format è questo, io faccio la voce. Ho capito. Tanto la gente mi riconosce ormai, certo, ormai. Con la voce, io sono The Voice. The Voice. E quindi. E noi The Noise. The Noise. The Noise. Oddio. Ok. Va benissimo. Va bene, ora che. Ragazzi, davvero grazie. Ti ringraziamo di cuore. Cerchiamo di. Forse riusciremo a chiudere questa intervista. E in bocca al lupo veramente per tutto quanto. Grazie. Sai che siete sempre a giù a venire, siamo in tre. Io vengo e canto. Va bene, Ave Maria. Ah, quella di Schubert? Sì, Schubert. Vuoi un'altra? No, quella di Schubert. Quella di Schubert. Canterò per voi la Ave Maria di Schubert. Va bene. Grazie. Un saluto al web. Grazie a tutti, cose, signor web. Tutti gli amici del web. Ciao, ciao. Tante belle cose.